Valorizzare e promuovere il territorio, unendo tutti coloro che hanno interesse alla promozione territoriale, turistica e sociale. Questo è l'obiettivo delle Proloco, protagoniste della Kermesse Proloco in Festa, che a Porto San Giorgio giunge alla sua 16ª edizione. Per 4 giorni il lungomare sangiorgese ha ospitato le oltre 30 Proloco locali di altre regioni e straniere, in gazebo che diventano punto di incontro per scoprire le specialità gastronomiche, le tradizioni, la cultura ed il folklore. Un modo per degustare le varie specialità proposte all'aria aperta. Un momento di convivialità esteso per più di 2 chilometri di lungomare, allietato da esibizioni, gruppi folcloristici e storici, musica dal vivo, balli, concerti e tanto divertimento. Un evento che sa di accoglienza turistica e che apre l'estate sangiorgese. Amici, a Proloco in Festa ogni anno è impossibile non resistere alla tentazione di una fantastica fiorentina cotta alla brace. Io sono con Franco Vagliani, fai parte del comitato festeggiamenti Fiera di Casa Guidi. Ogni anno l'appuntamento si rinnova qui a Porto San Giorgio? Sì, è già, mi pare, il 6º anno che veniamo qui in questo periodo. Abbiamo riscosso un grande successo il primo anno. Siamo un comitato festeggiamenti molto affiatato, quindi è un divertimento per noi venire qua. È un divertimento per noi venire qua a vedere le gente delle Marche che accetta, prende di buon senso, di buon gusto la nostra specialità, che è la bistecca alla fiorentina. E niente, siamo qui soddisfatti, ci divertiamo, lavoriamo, lo facciamo tutto per passione, non per interessi. Tutto il gruppo è unito, siamo un gruppo affiatato, siamo delle persone che ci piace fare questo, come le facciamo nel nostro paese. Facciamo una manifestazione di questo tipo molto più corta a Vido su nel Trevisiano, e quindi giriamo un po' questi paesetti che abbiamo conosciuto qui proprio a questa festa a Porto San Giorgio. Abbiamo fatto amicizia, ci siamo rincontrati, ci vediamo alla fiera di Casa Guidi che vi avviene la 3 settembre, la 6ª domenica di settembre. Invitiamo gli amici a casa, perché giustamente facciamo anche un po' di pubblicità territoriale, no? Certo. Quindi invitiamo le Marche tutti quanti a venire a Casa Guidi la 3ª domenica di settembre. Cioè abbiamo un cantante di grido che è Tozzi, e poi prosegue fino alla settimana successiva, al lunedì della 3ª settimana di settembre, con un altro cantante di grido, una cantante questa volta che va alla Spagna, e facciamo queste feste con un po' di sacrificio ma con grossa soddisfazione. Perché voi siete poi tutti volontari? Tutti volontari, con grande entusiasmo. A questo punto io credo di aver finito la mia intervista. No, la mia domanda però è d'obbligo. Ogni anno la carne qui aumenta, quest'anno quanti chili avete portato? Ma effettivamente quanti chili ancora non lo sappiamo, perché cioè, si parte con una certa quantità di carne, e poi quando veniamo qui, se si vede, noi in Toscana si dice si rimane corti, nel senso corti, si rimane corti, che non ci basta. Siamo riandati quasi tutti gli anni a riprendere l'anno dal centro carne che ci serviamo a Pistoia, che è il signor Nencini che ci fornisce questa meravigliosa carne così squisita, così buona, e che le Marche ha accettato da 6 anni a questa parte. Fino a che, come si dice in Toscana, fino a che non ci rincorrano, noi veniamo. Quando ci rincorrano, si fa come Benin, si scappa e si chiude la bistecca alle Marche. Beh, noi stasera, perché siccome gioca anche l'Italia contro la Germania, quindi noi tifiamo Italia, cosa c'è di meglio se non tifare Italia davanti a una bella fiorentina? Forza Italia, ti diamo una fiorentina. Con Ciampi Stefano, presidente del comitato festeggiamenti di Casa Guidi, questo 2º giorno di Proloco. Questa sera gioca l'Italia, ma è impossibile resistere al fascino della fiorentina. Speriamo che tu abbia ragione, ti do del tu, speriamo che tu abbia ragione, almeno si lavora un po' con le bistecche. No, la cosa è già successa anche 4 anni fa o 5, mi sembra, che c'era l'Italia in finale con la Spagna. Però non è andata bene, però per noi va bene così, perché è un divertimento. Veniamo qua in ferie una settimana e abbiniamo la bistecca alle ferie. Sono venuto qua da voi, se siete di queste parti. Sì, qua proprio di Porto San Giorgio. C'era questa festa bellissima, ho chiesto di partecipare e mi hanno accettato. Beh, 6 anni, insomma, 6 anni di successi, perché ecco, voi siete sempre ospiti molto molto graditi. Sì,
in effetti ho fatto amicizia vera con il presidente, i suoi collaboratori della Proloco di qui, di Porto San Giorgio, e mi chiamano in continuazione dicendo che ci aspettano a Gloria per mangiare la bistecca fiorentina. Facciamo un bel gemellaggio così, che ne dici? Sì, va benissimo, ma noi durante l'anno ci vediamo spesso. Le Marche sono un po' una seconda casa? Sì, è diventata una seconda casa da qualche anno a questa parte. Comunque devo dire che anche loro vengano giù al paese nostro e ci fanno assaggiare il brodetto. È bello scambiare le specialità. È bellissimo. Poi un'altra cosa che voglio dire, ve lo dico sinceramente. Dove i pescatori vanno a pescare dove c'è acqua. Quindi questi chalet sul mare dovrebbero essere entusiasti se c'è una manifestazione a questa maniera, perché quando c'è la fila alle Proloco che vengono a mangiare e qualcuno si annoia, perché non, le mogli hanno sempre dice no, si va via, c'è da aspettare, vanno a mangiare allo chalet, quindi certo. È uno scambio, diciamo, di questo. Dovrebbero essere un pochino più, a che ho sentito dire, propensi a questa manifestazione. Certo, beh, ci sono, c'è sempre un po' di malcontento magari tra alcuni gestori, magari forse può essere da una parte, si può capire, però comunque, come dice lei, è un modo per fare turismo e comunque gli chalet ci sono, quindi si può benissimo scegliere una giornata, magari si va alle Proloco, il giorno dopo si mangia allo chalet, giusto? Sì, perché noi è una settimana che siamo qua e questi tre giorni si deve stare qui allo stand, ma gli altri giorni siamo andati a mangiare, se posso fare dei nomi, non so, al Tropica o altri chalet, quindi si dà interesse anche. Ed è giusto così. Sì, facciamo girare l'economia. Facciamo girare un po' di soldi, sì, è bene così. Avevo detto che l'avrei assaggiata. Me dip on the attack fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya. Music is the vibe, so open up your eyes. Time is running out, so find the feeling. So find the feeling. Sono allo stand di Monterubiano, che è una tappa fissa ormai per Proloco in Festa, e sono con Simone Forò, presidente della Proloco di Monterubiano. Beh, presidente, quest'ultimo giorno di Proloco, ma le immagini parlano da sé, uno stand sempre gremito per degustare le tagliatelle fritte. Vero, vero, diciamo che è una tappa fissa ed è un prodotto che piace, particolare, preparato con cura, che raccoglie, diciamo, la sapienza delle signore che non vedete qui ma che si impegnano per tutto l'anno per fare in modo che questo prodotto sia qualitativamente, diciamo, di alto livello, e anche questa sera, diciamo, le persone che sono venute qui hanno confermato, diciamo, la bontà del prodotto. Quanti anni hanno le tagliatelle fritte? Diciamo che la ricetta ha più di 25 anni, e poi, diciamo, ci sono dei dettagli, diciamo, meno chiari, però più di 20 anni sicuramente. La ricetta madre è stata sempre proseguita con cura. Che dire, siamo felici, molto felici di questo. Allora, abbiamo parlato di ricetta, sì. Però è normale che a casa tutti amano le tagliatelle, si può dare qualche indicazione? Sicuramente, diciamo che è una pasta preparata, diciamo, una pasta con un ragù di carne locale, poi viene, diciamo, pastellata, viene fatta questa pallina con una panatura particolare e vengono fritte e condite con un ragù che, diciamo, richiede molto lavoro, molto lavoro. Diciamo che ogni mattina abbiamo fatto questo ragù per garantire una qualità tutte le sere alle persone. E invece la sagra quando ci sarà a Monterubiano? La sagra è il 10, il 12 e il 13 di agosto in centro storico a Monterubiano. Altri eventi importanti che vogliamo magari comunicare agli amici che ci seguono da casa? Diciamo che come Proloco ne abbiamo diversi, che si diversificano tra il centro storico e il Rubianello. A Rubianello il 16 e 17 ci sarà Birraso, festival delle birre artigianali agricole locali. Poi il 2 agosto abbiamo la cena rustica, una tappa che riguarda una corporazione di Sciola Pica, una festa storica, la rievocazione che abbiamo a Monterubiano.
e poi ho già detto il 10, 12, 13 le tagliatelle fritte, e andate su Facebook dove c'è tutto il nostro programma. Quindi un bel like su Prologo di Monterubiano. Beh, grazie Presidente, noi adesso assaggiamo le tagliatelle fritte. Grazie. Beh, è immancabile la presenza del presidente delle Umpli regionali, Mario Borroni, peraltro riconfermato a questa edizione di Prologo in Festa, un'edizione che oggi domenica sta avendo il suo culmine, anche perché poi ieri c'è stata la partita, purtroppo è anche la sconfitta dell'Italia. Immancabile anche la presenza del gruppo Hortensia, che ogni anno delizia i tanti partecipanti. Beh, oramai il Prologo in Festa è un appuntamento fisso per la riviera di Porto San Giorgio, fermana diciamo, quindi anche se ieri c'è stato un calo di presenze per la partita, ma oggi si sono rifatti veramente, perché come vediamo anche a quest'ora il lungomare è pieno di gente, e anche ad assistere allo spettacolo del gruppo Hortensia, che ha partecipato a tutte le 16 edizioni di Prologo in Festa. Beh, gruppo Hortensia, oltre all'edizione di Prologo, ricordiamo, anche se ormai l'evento è passato, ma soprattutto anche all'Expo, insomma un fiore all'occhiello per la nostra bella regione e le Marche. Beh sì, noi siamo stati all'Expo, poi nel mese di aprile in Ungheria, e 20 giorni fa, a metà giugno, verso il 10 di giugno, in Slovacchia, dove abbiamo portato il nostro folklore e le nostre tradizioni, insieme con i prodotti tipici naturalmente del Fermano. Questa sera è uno spettacolo molto divertente, si parte con la musica folcloristica dell'organetto per poi arrivare anche all'esibizione di questi giovani che hanno ballato le canzoni di un tempo, le canzoni anche allegre. Beh sì, guarda, io sono anche orgogliosamente presidente del gruppo Hortensia, quindi non si può fare sempre tradizioni, noi non le disconosciamo, le facciamo sempre, però i ragazzi, questi giovani hanno anche bisogno loro di fare qualcosa di nuovo, anche per il pubblico, perché noi facciamo tanti spettacoli, quindi stiamo portando in giro questo spettacolo che è molto piaciuto, è vario, colorato e... è bello. È stato anche bello, voglio aggiungere, come ci sia stato anche sinergia tra le varie Prologo, addirittura abbiamo visto magari degli staff andare a mangiare proprio in altre Prologo. Quanto sono importanti le Prologo per il territorio? Io posso dire una cosa, sono un socio fondatore della mia Prologo 43 anni fa di Hortezzano, e noi fino a 15 anni fa fra Prologo di paesi vicini non ci conoscevamo. Grazie a Prologo in Festa, ecco, c'è questo scambio come dicevi tu, e fa molto piacere conoscersi e scambiarci anche opinioni, consigli e quant'altro. Bene, grazie Presidente, io concluderei con le bellissime scarpe del nostro Presidente, in tinta anche con i colori della nostra bella TV, ma quindi parliamo anche di un prodotto made in Marche, Presidente. Beh, made in Marche naturalmente, io che sono del settore calzaturiero le metto spesso anche quando vado all'estero, perché poi la prima cosa che balza nell'occhio sono la gente guarda i piedi, non so perché, e noi siamo orgogliosi di questo. È il nostro saper fare con il Presidente, noi vi auguriamo una buona estate. Grazie a tutti. Ci siamo alla Prologo di Monte Urano, ogni anno questo stand è sempre più bello, quest'anno è una novità tutta un po' tecno qui con queste luci.
Sì, quest'anno ci siamo sfogati sui colori, quindi come vedi barattoli di colori, perché noi siamo molto creativi, quindi abbiamo sfogato la nostra creatività in tanti sprazzi di colori e di barattoli versati, quindi anche perché noi cerchiamo in quest'estate di essere molto molto operativi con la nostra creatività e con le nostre feste a tema. Ecco, io vorrei già, non è impossibile non parlare dell'evento che è ormai prossimo, perché il 2 agosto a Monturano ci sarà un ospite internazionale, addirittura Anastasia, amici. Sì, è stata veramente una opportunità che ci è stata data e l'abbiamo colta con molto piacere. È stata anche una bella sfida per noi, perché avere un personaggio di questa entità nel nostro piccolo paese ci dà una bella bella soddisfazione. Sicuramente si innamorerà delle Marche, anche dei nostri paesi che hanno così tanto da offrire, ma io qui sento un profumo di vino, qual è la vostra specialità? Allora, abbiamo un menù tutto a base di vino rosso, quindi dagli spaghetti aromatizzati al vino rosso a un brasato al vino rosso sopra un letto di cicoria. Quindi vi aspettiamo al nostro stand, non vi ubriachiamo perché potete tranquillamente portare la macchina dopo, però sono veramente molto molto buoni. Bene, approfittiamo anche per dire magari il programma estivo di Monteurano. Sì, come no. Allora, noi siamo famosi da diversi anni con il mercatino della calzatura, quindi ci sono già quattro venerdì consecutivi, dal 15 in poi fino al 5, il mercatino della calzatura, e per ogni venerdì c'è una festa a tema differente. Quindi dal 15 che avremo il pigiama party, quindi usciremo tutti in pigiama e ci goderemo il nostro mercatino con cuscinate, battaglie di cuscine e così. E via dicendo, rimanendo sul tema. Poi abbiamo il venerdì successivo, che abbiamo la serata Hollywood, quindi red carpet, chi uscirà da red carpet con la miss da red carpet e chi uscirà in tema film, quindi da un Rambo a un Matrix, e quindi usciremo tutti a tema hollywoodiano. E il venerdì consecutivo ancora ci sarà la festa di horror, quindi col gruppo zombie, quindi sarà il paese di Monturano si spaventerà continuamente, perché avremo tutta una serata horror. Poi il 5, la conclusione, l'ultimo venerdì col di mercatino, abbiamo la serata anni 80, quindi sì, con grandi cantanti anni 80, ingresso libero, da Sandy Marto, Tracy Spencer, saranno 5-6 insieme ospiti, con Josh Quillo che presenterà la serata, tutto a rigorosamente anni 80 e tutti abbigliati sempre in base al tema anni 80 oppure horror, quella la serata che ci sarà. Io sono rimasta senza parole, perché tu mi hai detto un piccolo paese, una piccola realtà, ma quante cose e soprattutto per tutti i gusti. Senti, una curiosità, i barattoli li abbiamo visti, ma quel librone all'ingresso che cos'è? È un libro pop-up che presenta tutto il nostro paese e quello che noi facciamo. Sono 5 pagine di Monteurano, dal paesaggio al nostro parco, al nostro carnevale, il carnevale monturanese, che l'altro anno compirà 40 anni. E noi ci saremo se ci invitate, sempre, come sempre. Ma certo, ma io vi aspetto a braccia aperte. Ma io anche per queste feste un po' anni 80, io a Monturano ci voglio venire a questo punto a vedermi queste vostre organizzazioni, serate horror, hollywoodiane, qua ce n'è veramente l'imbarazzo. Per tutti i gusti, sì. Bene, sì, allora sì. Per tutti i gusti, io adesso faccio un salto nella cucina, perché è impossibile non andare a vedere con questo odore di vino che cosa offre Monteurano. Grazie mille. Grazie a voi. Amici, come vi ho detto, già sono nelle cucine qui della Prologo di Monteurano. Ecco che si stanno saltando questi spaghetti al vino. Ma ci puoi dire, chef, com'è questa ricetta? Così la imitiamo anche a casa noi. Ma questa ricetta non è da tanto da dire, perché c'è da dire poco, perché la nostra ricetta l'abbiamo inventata a Monteurano e ce la teniamo per noi. Segreta. Invitiamo tutto il popolo qui vicino, i circondari, a raggiungerci quando facciamo queste sagre e assaggiarli. Quando la fate la sagra di questi spaghetti qua al vino? Questa la sagra la facciamo a settembre, la seconda settimana di settembre. Beh, c'è il vino nuovo, quindi. Io chiedo a tutti i vicinati, i vicini, di partecipare a questa sagra, perché è importante.
importante soprattutto perché va a sostenere anche le Prologo, dove ci sono tantissimi volontari, anzi soprattutto solo volontari, che invece lavorano e si prodigano quasi come, io lo voglio dire, come un ristorante ben avviato, perché qua bisogna stare tutti quanti in sintonia. Ecco, vedete, questi sono gli spaghetti che ancora devono essere cotti e praticamente vengono proprio cotti da crudi dentro questo vino rosso. E poi la ricetta non possiamo svelarla, giustamente, ma vi invitiamo ad assaggiarli a Monte Urano.
presidente della Proloco, Guerriero Berardini. Eccoci, Guerriero, a questa edizione di Proloco in Festa. Ogni anno Porto San Giorgio con le Proloco apre ufficialmente la stagione estiva. Tantissima gente in questi tre giorni dove poter degustare prodotti enogastronomici, ma non solo. Certamente, io intanto vi ringrazio. Certo, abbiamo cominciato giovedì con un magnifico convegno a Villa Pelagallo, Villa Buonaparte, veramente di grande grande spessore e con un enorme successo di pubblico apprezzato da tutti. Si è poi passati alla rassegna non gastronomica, questa kermesse di tre giorni, dove si può degustare nei vari gazebo che espongono tutte le specialità locali del nostro territorio. Quest'anno c'è stata l'aggiunta poi di due proloco straniere, una cecoslovacca ed una ungherese. Hanno partecipato 33 proloco del nostro territorio, dalla provincia di Ascoli e di Fermo e tante di altre regioni, dalla Sicilia alla Toscana fin su. È stato un grande successo, sì, lo devo dire, un grande successo. Ieri sera stiamo un pochino penalizzati dalla partita, ma valeva la pena vederla perché siamo stati un pochino sfortunati. E dicevo, è stato un grande successo di pubblico. Penso che tutti coloro che si siano recati a Porto San Giorgio in questi giorni siano rimasti soddisfatti nel vedere appunto tutte le proloco partecipanti con i loro piatti tipici. Penso sia stato apprezzato da tutti, c'è stato un grande, grande impegno da parte di tutti per far conoscere le specialità, le peculiarità della nostra bellissima regione e del nostro territorio soprattutto. Che devo dire? Io sono soddisfatto, stanco ma soddisfatto perché è andato tutto bene, non ci sono stati incidenti, non c'è stato niente, e grande flusso di persone dai campeggi locali, da fuori Porto San Giorgio, una bella promozione, e di questo siamo soddisfatti. Del resto la Proloco significa lavorare per il luogo, noi nel nostro piccolo è quello che stiamo facendo, portare persone a Porto San Giorgio per far vedere la nostra bellissima cittadina, ma tutto il comprensorio fermano e ascolano. Questo è il nostro impegno, ce la mettiamo tutta, i risultati poi ci diranno se abbiamo fatto bene o se abbiamo mancati in qualcosa. Certo, mi scuso ancora per le piccole cose, che la viabilità, i parcheggi, qualche piccola cosa c'è, ma del resto in un tratto di mare così lungo, abbiamo occupato quest'anno 2200 metri di lungomare, tra i gazebi, tra le bancherelle, qualche piccolo inconveniente c'è, io me ne scuso ancora, però questo è quello che vogliono le persone. E il risultato sta qui a dimostrarlo. Grazie ancora. Numeri, presidente. Adesso però la serata non finisce, perché? Perché tra un po' cosa c'è? Adesso a mezzanotte in punto ci sarà il primo scoppio di magnifici fuochi d'artificio. Come diceva la nostra annuncia Cice, tutti con il naso lì in su in spiaggia a guardare i fuochi, che mi auguro siano bellissimi. Presidente, lo facciamo un bel buona estate a tutti i nostri amici a casa. Sicuramente, tanti auguroni a tutti e buona estate e divertitevi, perché la vita è quella che è. Divertiamoci tutti insieme, perché ci resta solo questo. Anche grazie. L'estate non è solo una stagione, ma anche uno stile di vita. Ma certo, è uno stile di vita e dobbiamo affrontarlo nella maniera migliore, però ecco, il mangiar bene, lo stare insieme, il divertirsi insieme fa bene alla salute, fa bene a noi tutti. Lo stare insieme è importantissimo. Tutto per aspettare, ma tu vieni a dolore.
portello a scatto. Serva italiana di magnate pesato, transiberiana, lunga da Prato, con il corrente, senti, senti, da Roma mia bebe, portello a scatto. Serva italiana di magnate pesato, transiberiana, lunga da Prato, con il corrente. Tears full of crying in a world.